Ciao ragazze, oggi volevo fare un video per parlarvi di alcuni prodotti che ho comprato in questo periodo. È un acquisto, diciamo. Allora, il primo è questo ombretto della Collister. È ombretto effetto seta, talismano bianco numero 32. Allora, io non so se questo ombretto è ancora in vendita, era un bianco con dei riflessi. Aspettate. L'ho finito, vedete, me lo sono divorato, non c'è rimasto più niente. Vedete, è vuoto, ho qualche piccolo granulino. Era un bianco con dei riflessi rosati, rosati, sì. Stupendo, ragazzi, veramente. Questo io lo uso qui sotto le sopracciglia. Bellissimo. Oddio, ok. E dà un effetto stupendo, veramente, perché non è troppo forte, che dopo vi fa vedere troppo qui sotto. Ha tutti i riflessi molto strani, è bellissimo. Peccato che io me ne sono resa conto dopo di quanto fosse carino. L'ho praticamente finito, ma non mi ricordo neanche come lo usavo prima. Quindi dovrò andare a vedere se ancora c'è questa collezione, se lo fanno. Se lo fanno penso che lo ricomprerò, perché è ottimo. Ok, altri prodotti che sto provando è questo qui, l'eyeliner Black Mania della Essence. Ve l'ho già fatto vedere, forse vi avevo già accennato qualcosa. È un eyeliner nero e ha questo pennellino che sembra uno di quelli in feltro, ma in realtà non è in feltro, è praticamente di plastica. Voi quando andate a mettere, cioè, se io faccio così, sento veramente. C'è un po' di feltro, cioè, un po' di tessuto, come si chiama, non lo so. Solo che poi, se voi andate a metterlo troppo e spingete, sentite proprio il duro, la punta sotto, diciamo, lo scheletro, insomma, del pennellino. E fa male, a me per esempio graffia. Io perciò che faccio? Prendo il tappettino di quello della Collister che è finito, lo intingo qui dentro e poi mi metto l'eyeliner. Solo che quello è troppo piccolo, non riesco ad avvitarlo. Infatti ogni volta devo fare il cambio, però vabbè. Perché come nero, guardate, è bello intenso. Non è male come nero. Anche la durata, io lo metto la mattina per andare a scuola e la sera ancora sta lì, quindi è buono. L'unica pecca è questo qui, questa puntina, questa punta che ha. Qua c'è scritto per una linea piena e molto fina. Effettivamente, usata con questo, la punta viene molto, cioè la diga viene fina, in quanto è molto molto dura come applicazione, quindi però sui miei occhi fa male. Poi non so voi come vi trovate. Il nero però è bellissimo, ve l'ho detto, la resistenza anche è ottima. Quindi l'unica pecca è questa cosina che è dura. Oddio, c'ho il fiatone. Altra cosa che sto provando è questo fondente della Maybelline New York, il Dream Matte Mousse. E vabbè, il fondente è mousse, io ho lo 030 Sand. Allora, io avevo quella della Essence e devo dire, per averlo pagato, quello della Essence mi pare 2,99. Cioè, lo ricomprerei altri miliardi di volte, era stupendo, la tenuta era ottima, anche sulla pelle lasciava comunque una sensazione non secca. E cioè, io dico, per lasciare la pelle a me secca deve essere proprio una cosa esagerata, perché prima che mi secca a me la pelle ce ne vuole. Allora, questo fondente non mi piace per niente. E allora, d'estate non lo posso usare, a parte che avevo preso un colore troppo chiaro. E quindi d'estate, vabbè, non andava bene. Comunque, qualche volta l'ho provato e magari d'estate c'è della pelle un po' secca dal sole e via sotto le scoperture. D'inverno è la stessa cosa. Questo me lo fa, quello della Essence non me lo faceva. Io so, non so se adesso, cioè, se è proprio un difetto. È un difetto del fondotinta. Perché quelli in mousse sì, un po' tendono a seccare la pelle. Però insomma, se parto da me che ho una pelle abbastanza mista o grassa, non dovrebbe. Questo però è proprio. Non è morbido come dovrebbe essere una mousse. È strano e non mi piace. E poi dà un po' troppo l'effetto mascherone. Dovete stare attenti a non metterne troppo, sfumare bene. Non è che mi ha stupito più di tanto. Speravo in bene. Ma questo è proprio zero. Infatti, se ho la possibilità, vado a ricomprare quello dell'Essence appena mi capita. Perché questo, boh. Proverò comunque a finirlo perché mi dispiace. Comunque, ce n'è un bel po'. 18 ml. Ce n'è abbastanza. Poi, non bisogna usarne tantissimo perché ve l'ho detto, se no dopo vi screpola proprio la pelle. Quindi, non lo so. Vedete voi. Io non mi ci sono trovata bene. Magari è solo sulla mia pelle. Non so, fatemi sapere se ce l'avete, come vi siete trovate. Poi due prodotti della Lush. Allora, uno è quello che ho trovato dentro il pacchettino, lo scrigno fatato delle fate. Era quest'olio da massaggio, lo scarabeo iridescente, tipo. Era quest'olio che bisognava strofinarlo e poi uscivano tutti questi brillantini carinissimi. Sono sul violetto, non so se si vedono. Ve lo dico che ci sono. E
L'unica cosa che non mi piace è che se io lo volessi strofinare direttamente sulla pelle, ho un male cane. Perché praticamente si viene a formare qui sopra tutto uno strato di, in rilievo di brillantini che graffiano da morire. Infatti conviene prima che voi lo strofinate sulle mani così e poi lo passate sul corpo, dove volete. Strofinato però direttamente fa un male raschia praticamente, cioè perché in superficie ci sono tutti questi brillantini che si sentono proprio. E i brillantini dentro sono un'idea carina, peccato che non restano praticamente, non resistono per niente. Li mettete dopo un po', se ci andate magari a ballare la sera, vi se ne, cioè, si piccia la lingua, se ne vanno proprio via. Quindi non lo so. L'odore è buonissimo e anche come olio lascia la pelle molto morbida. I brillantini quindi sono un optional, se cercate un olio questo non è male. Ok, poi ah, la maschera non si scordare di me della Lush. Questa già ve ne avevo parlato, lo sto provando ancora meglio. Sto provando ancora meglio e apparentemente questa è una crema struccante. Allora, è al miele, quindi se vi piace il miele bene, compratela, se non vi piace lasciate stare perché si sente tantissimo l'odore del miele. Soprattutto quando andate a mettere, sente proprio, vi arrivano le ventate di miele. Io l'adoro, quindi mi va più che bene. Allora, come struccante per il viso, io mi sono trovata benissimo. Forse strucca anche meglio di quello della Garnier. L'unica cosa che non mi piace è che lascia come se la pelle la rimanesse un po' unta. Quindi, se avete una pelle grassa già di vostro, forse non è adattissima. Se avete una pelle secca forse è meglio, me la lascia più morbida. E per gli occhi non mi ci sono trovata benissimo, è super delicata, non fa male per niente, cioè io almeno su di me non ha fatto niente di male. Solo che non mi toglie il trucco, cioè ci ho dovuto passare un bel po' prima di toglierlo tutto quanto, mascara, rimmel e eyeliner. E qui, io poi magari ho fatto oggi, ma non è che magari questa non è fatta per gli occhi, c'è scritto che va benissimo comunque anche per gli occhi. Perciò ve l'ho detto, il fondotinta lo teneva benissimo e forse anche meglio di quello della Garnier verde. Però quello verde mi piace di più la sensazione che lascia, perché lascia più una sensazione fresca, di pelle proprio pulita. Questa rimane un po' più pesante, ecco. Però la leva molto meglio il make-up, secondo me. Tranne che per gli occhi, che non so se voi non dovreste comprarne uno proprio per gli occhi. Io penso che me ne comprerò uno, non so dove, ma lo comprerò. E quindi questa, sì, per il viso è perfetta secondo me. Se vi piace il miele, compratela. Questa fate conto che è la più piccola di scatolina, è quella da 45 grammi e mi dura un anno. E io veramente ne uso proprio una puntina per le guance, una per il mento, naso e fronte e poi massaggio. E poi li tolgo con i dischetti inumiditi. Ma veramente, sono già veramente lo uso tutte le sere, guardate quanta ce n'è ancora. Ma voglia. E poi, ultimo acquisto, è questa matita della Collistar. Matita per le labbra rossa, perché per Natale naturalmente mi sono messa il rossetto rosso, potevo mancare. Allora, questa è la matita professionale labbra, la numero 7, e ha da una parte la punta. Io adoro queste punte perché sono super morbide, quelle che sono un po', vedete, non so come spiegarvele. E di qua invece c'è lo sfumino. Allora, è veramente bellissima, faccio vedere il tratto. È proprio un rosso, rosso fuoco, è stupenda, io mi ci sono trovata benissimo, è a lunga tenuta e infatti veramente io ieri ci sono stata, me la sono messa verso le mezzogiorno, ho messo il rossetto lucida labbra, il rossetto lucida labbra ogni tanto li devo ritoccare, mentre la matita veramente ragazzi rimaneva sempre lì, l'ho tenuta fino alla sera alle 7-8 e stava ancora lì, l'ho dovuta togliere io con il fazzoletto perché sennò non si toglieva, quindi questa l'ho pagata 11 euro, ma è veramente bellissima, è il rosso. Rosso ciliegia, è stupendo, veramente mi piace un sacco, sono rimasta piacevolmente colpita. Poi non è stato facile trovarne una rossa, veramente io pensavo che la matita rossa fosse una certezza nel make-up, quindi si trovasse di qualsiasi marca, ma sarà per il Natale, sarà, non lo so, ho trovato solo questa della Collistar e poi ne ho cercata una il più possibile che si avvicinasse al mio rossetto della Collistar, quello rossetto puro, rosso puro. E questa è buonissima, se cercate una matita rossa, questa ve la consiglio. E niente ragazzi, questo è il video. Spero che abbiate passato un buon Natale, delle buone feste e ci sentiamo. Un bacione!